con Maria Nadotti di Otta Film, curatrice del progetto Prove d'Ascolto. Ben trovata. Di Ben trovato. cosa si tratta? Okta Film è una compagnia di produzione cinematografica, ma a un certo punto all'interno di questa impresa abbiamo deciso di creare tutta una serie di altre zone dedicate per l'appunto all'ascolto. In particolare questa zona che si chiama Prove d'Ascolto è destinata a questo, a creare dei momenti di conversazione, di dialogo con persone di varie parti del mondo, di varie professionalità e di varie discipline che a nostro parere abbiano delle cose da dire. Possono essere molto preziose per tutte e tutti noi. Abbiamo iniziato nel maggio dell'anno scorso, quindi è un'impresa nuovissima. Abbiamo cominciato con un filosofo nigeriano, Bayo Akomolafe, autore di un libro importante, il cui titolo è Queste terre selvagge oltre gli steccati. Poi abbiamo deciso di riprendere una conversazione che io feci nel 98 con la studiosa, filosofa, pensatrice femminista africana-americana Bell Hooks. Quindi c'è anche questo che è una specie di reperto prezioso, come possono essere gli oggetti che vengono dal passato. Poi molto più recentemente, a fine settembre, abbiamo incontrato Silvia Federici e infine l'ultima, in ordine di tempo, con due architetti, Sandy Hilal e Alessandro Petti, che all'ultima Biennale Architettura di Venezia hanno avuto il Leone d'Oro per il loro lavoro incredibile fatto in particolare tra campi profughi di Palestina e Europa. Com'è costruito il format? C'è una pagina che annuncia le prove d'ascolto in cui appunto c'è un breve testo in cui diciamo le nostre ragioni, illustrate le nostre ragioni da un'opera pittorica di un pittore svizzero a noi molto caro, Christoph Hensley, il quale fa un lavoro che ha molto a che vedere con l'ascolto. Si occupa di cose minute, nel nostro caso viti, oggetti persi, smarriti, invisibili, invisibilizzati, a cui nessuno presta attenzione. Ecco, noi volevamo fin dalla copertina delle nostre prove d'ascolto dire molto chiaramente che non ci sono oggetti secondari, che non ci sono oggetti che non valga la pena di osservare con attenzione, perché appunto tutto, riteniamo, si tiene. Poi all'interno di questa sezione si aprono le varie conversazioni, le varie prove d'ascolto. Ognuna di queste prove d'ascolto si apre con un'immagine fotografica delle persone con cui appunto abbiamo dialogato e più o meno, per esempio, l'ultima, quella con i due architetti di cui le parlavo, ha una lunghezza di circa un'ora, ma il formato non è fisso, ce ne sono alcune più lunghe, alcune più brevi, per esempio la prima l'ho realizzata via Zoom con Bayo Akomolafe, mentre l'ultima l'abbiamo fatta dal vivo, anche quella con Silvio Federici dal vivo. E poi dicevo, in ognuna di queste pagine, oltre ad esserci l'intervista audio e video, generalmente anche sottotitolate in italiano, ci sono dei materiali preziosi per inquadrare le figure delle persone con cui interloquiamo. Quindi un testo mio, un testo loro, indicazioni bibliografiche, indicazioni delle loro opere precedenti, di modo che chi vuole, oltre ad ascoltare appunto queste nostre conversazioni, possa pescare all'interno del lavoro di queste persone. Ci sono anche molte immagini fotografiche. L'incontro più recente si è parlato di architettura e decolonizzazione in Palestina e in Europa. Su quali punti verteva la conversazione? Il lavoro che Sandy Hilal e Alessandro Petti fanno da anni è un lavoro che mette in discussione alcune categorie teoriche che si sono irrigidite e lo fanno lavorando sul terreno, in particolare nel campo profughi di Deisha vicino a Betlemme in Palestina, nei territori occupati della Cisgiordania. Si sono accorti, per esempio, che una serie di luoghi che erano diventati quasi comuni nel discorso sulla Palestina e Israele, tipo l'idea stessa di campo profughi, che per definizione dovrebbe essere un luogo transitorio dove le persone abitano a tempo in attesa di ricollocarsi. Ecco, Hilal e Petti hanno capito che siccome l'attesa è stata lunga, i campi profughi nascono nel 1948-49, subito dopo la Nakba, subito dopo la fondazione dello Stato di Israele, e questi campi profughi che dovevano appunto avere una durata provvisoria, nascono come dei campi con tende, col passare del tempo si sono trasformati in vere e proprie città.
Per esempio, loro dicevano, ed è una notazione interessantissima, i campi profughi hanno visto passare ormai 10 generazioni. Nei campi profughi si è vissuto, si è morti, ci sono dei cimiteri, ci si è dovuti inventare quella che loro chiamano una provvisorietà permanente. E il loro discorso è di un interesse assoluto anche per noi da questa parte del Mediterraneo, perché questa stessa idea, la provvisorietà permanente, si applica meravigliosamente e ferocemente bene alla condizione dei migranti da noi, per esempio, in cui appunto li si tiene in una condizione di precarietà, di provvisorietà, in vista non si sa bene di che cosa. Ecco, quindi ci sono vari nuclei teorici, ma questo mi sembra forse quello che mi viene da nominare per primo. Hanno individuato nel loro lavoro delle pratiche per arrivare a una decolonizzazione? Per il momento in Europa Sandy Lale e Alessandro Petti hanno dato vita a un progetto di estremo interesse che hanno chiamato case decoloniali, dei luoghi fisici dove potersi ritrovare e fare degli esperimenti di decolonizzazione pratica e teorica sul campo. In Italia prossimamente ne creeranno uno in Sicilia, una di queste case decoloniali, e una in Puglia, perché appunto si tratta di studiare e anche di provare a vedere cosa succede a mettere in risonanza vicende del passato, per esempio in Italia, che so, le architetture dell'epoca fascista, e il momento in cui siamo oggi, in che relazione si entra, per esempio, con questi spazi, spesso monumentali, oppure loro stanno lavorando a Carlentini in una zona di riqualificazione all'epoca appunto del fascismo, di cui rimangono tracce architettoniche molto precise, edifici, spazi interni e esterni che rimandano a un'altra epoca e a un altro progetto politico. Ecco, che cosa fare di questi spazi ormai abbandonati? Ed è un problema che naturalmente si sono posti molto limpidamente in Palestina. Che cosa si fa con gli spazi liberati? Cosa si fa con gli spazi che non servono più alla funzione per cui sono nati? Che cosa si fa, per esempio, con un avamposto militare o con una colonia israeliana che è stata smantellata? Cosa si fa? La si distrugge? La si ricicla? La si piega a un altro uso? Ecco, nelle case decoloniali che Sandy Lale e Alessandro Petti stanno creando, l'idea è proprio di provare dall'interno di questa contraddizione, di questi luoghi abitati e popolati di fantasmi, come porsi di fronte appunto al passato e di conseguenza anche al futuro. Dei riferimenti web per saperne di più su Prove d'Ascolto? Octafilm, Otranto, K, Torino, Ancona, film.it /prove-alto-d'ascolto, una parola sola, /. Il progetto Prove d'Ascolto, un saluto e un ringraziamento alla curatrice Maria Nadotti di Octafilm. A presto! La ringrazio, buona serata.